una prospettiva di futuro concreta per le 24 famiglie evacuate dalle palazzine 23, 25 e 27 di piazza 28 dicembre ad Ortone, evacuate da circa 7 mesi. Una prospettiva che viene data dall'ATER, non solo perché si intende demolire e ricostruire le palazzine, ma anche ha dato anche un'altra notizia, presidente Antonio Tavani, che possono rientrare a prendere i loro beni nelle palazzine in questione. Sì, dopo il pericolo di crollo c'era stato il sequestro da parte dell'autorità del palazzo, sequestro che ha comportato ovviamente il divieto di avvicinarsi per qualsiasi ragione alle palazzine e di entrare nelle palazzine. Noi abbiamo guardato, vigilato anche ai fini della sicurezza del palazzo e del contenuto degli 8 alloggi, parliamo del civico 27, in questi 5 mesi. Quando la vicenda giudiziaria si è chiusa con l'archiviazione dei 4 diciamo, ritenuti individuati responsabili, noi siamo stati autorizzati a fare la messa in sicurezza, cosa che abbiamo fatto, una messa in sicurezza che serve, era come dire, strumentale a far rientrare queste 8 famiglie nelle loro abitazioni per prendere gli effetti personali. Non è una messa in sicurezza di un palazzo che ai noi è inclinato e resterà inclinato fino alla sua demolizione. Il 30 marzo abbiamo completato i lavori di messa in sicurezza, il 5 aprile il professor Camata, ingegnere, docente universitario che ci ha guidato in questa fase tecnica, ci ha elencato le cose che possono fare le 8 famiglie a turno e i tempi in cui devono farlo. Oggi siamo venuti a comunicarlo ad Ortona a queste 8 famiglie, le facciamo rientrare negli 8 appartamenti pensando che però quelli e gli altri 16 sono avviati alla demolizione e alla loro ricostruzione. Sta scadendo, credo, tra oggi e domani la selezione degli operatori economici che, per rispondere alle opportunità che la nostra struttura tecnica, cogliendo le possibilità del 110, vuole mettere in campo su diversi edifici, 2 interventi importanti anche a Ortona. Oltre a Fonte Grande c'è il quartiere San Giuseppe che è interessato da questa demolizione e ricostruzione. Altri interventi a Chieti, a Guardia Grele, a Crecchio, insomma stiamo cercando di dare una sostanza a quello per cui ci eravamo anche impegnati qualche mese fa proprio in questa sala. Margherita D'Angelo è una delle inquiline della palazzina 27 che adesso può tornare per qualche ora a prendere... Qualche ora, è lì, ci vuole le ore, non qualche ora, perché la roba troppo c'è, no? E voglio prendere tutto. Voglio riprendere tutto, che mi dà la garanzia che io posso prendere tutto. Che cosa è più caro che è rimasto lì dentro? Tutto. Non posso dire niente. Posso dire niente. Tutto. Tutto, proprio tutto. Fino adesso mi viene da piangere. Lo so. 6 mesi e mezzo. Quasi 7 mesi. Ecco, bravo.